nel fianco. Ciao bella mia. A che serve una chiave? Immaginavo. Sai che cosa apre? Suppongo Miss Thorne stia pensando lo stesso. Harry! Green, guarda qui. È dello scrigno di proprietà della regina. Harry, la non è di Torre di Londra. È una fortezza. Per caso non hai un amico lì? Una guardia. Può cercarla una volta dentro. Tornerò quando avrò la sindone. Grazie dell'aiuto. Bene, sì. Auguri. Ivy. Che possa nascere del tenero tra i due? Potrebbe. Che vada a finire male? Potrebbe anche questo. Purtroppo, ragazzi, in questo gioco non si può dare nulla per scontato, quindi andiamoci coi piedi di piombo. Dopo va a finire che ci faccio la bocca, come si dice a Roma. Come in Unity, il povero Arnaud ha dovuto rinunciare alla sua Elise. Cioè, ha dovuto rinunciare. Gliel'ha ammazzata. Vorrei evitare questo. Però. Vediamo, eh. Ok. Eccoci. Troppa gente. 1868. Molte guardie. Giri di pattuglia prevedibili. Che Miss Thorne sia dentro. Meglio probabile. Ok, ci dobbiamo mettere lassù, ragazzi, per ovvie ragioni. Dobbiamo fare la prima perlustrazione prima dell'azione. Okay. Eccoci qua. Vediamo un po' che ci dice. La chiave aprirà lo scrigno della sindone. Trovatelo e portatemelo. Alt! Scorta alle chiavi! Alt! Chi è là? Le chiavi! Le chiavi di chi? Le chiavi della regina! Avanti, chiavi della regina! Tutto va bene! Non siete delle guardie reali! In quanti siete là? Parla! Liberatemi! Questo è un tradimento! Aspettate solo che esca! La pagherete cara! Potrei salvare questa persona, ragazzi! Potrebbe essere estremamente utile. Potrebbe essere estremamente utile. Vorrei tanto salvare quella persona. Ah! Abbiamo un'ulteriore variante, ragazzi. Oltre ad avere i guardiani, abbiamo i templari vestiti da guardiani. GG. Io voglio salvare quell'uomo, ragazzi. Ditemi quello che volete voi, ma io lo voglio salvare. Non mi piace per niente. Ti sto addosso, mi senti? Sì, sì. Non era previsto, raga, però... Sì, sì. Sì, sì.
Voglio capire da dove posso entrare per aiutare questa persona, raga. Perfetto, ragazzi, è proprio quello che mi serve. Questi sono due templari, raga. Aspettate perché c'è quello che fa il giro. Questo è un templare, raga. No, regate, prego, non mi crasha adesso. Ok. C'è qualcuno lì? Sì, un'amica. Ah, bene. Voi, amica, potete liberarmi? Le guardie hanno le chiavi. Lasciatelo qua. Questo dovrebbe essere l'ultimo. C'è un intruso. Devi fare silenzio proprio. Mamma, devi fare proprio un silenzio. Andiamo sopra, regà. Eccolo qua. Dai che ti libero, amico mio. Grazie. È tradimento questo. Hanno dissacrato la cappella. Miss Thorn mi ha detto di ringraziarla perché sono vivo. Che modi. Cerca un oggetto molto potente, ma lei non deve trovarlo. Non i gioielli della corona. Qualcosa di più importante. La fermeremo. Ho ancora uomini fidati. Li radunerò. Grazie, amico mio. Grazie mille. Thank you.
Affrontiamo un nemico inatteso. Traditori tra di noi. Ma questa donna ci è amica e li conosce bene. Seguitela come se vi guidassi io. Sì, signore. Grazie, amico mio. Ordini del connestabile, obbediremo. Non tiriamo la troppa. Per la regina! Oddio, regà! Ma che è tutta sta caciara? Ragazzi, abbiamo un problema di fondo. Da dove entriamo? Da qua? Eccola l'assassina fedifraga qua. Fino al mondo, non vedevo l'ora. Così sei riuscita a uccidermi alla fine. Ma a che cosa ti servirà? La Sindone non è qui. Non la volevi per curare, ma per ampliare il tuo potere. Non il mio, il nostro. Siete così di corte vedute. Voi assassini non usereste mai quel potere, mentre noi miglioreremmo la vita dell'uomo. Spero che non troverai la Sindone. Non hai nessuna idea di ciò che può fare. Dimmelo. No. Ma vaffanculo. Dobbiamo fuggire, immagino. Vabbè, avendo l'alleato, forse no. Mo vediamo. No, no, aia! Dai, però. Guarda come farmi sprecare le medicine. Maggia chi so io. Molto bene. Tutto. E poi sigillate finché non darò altri ordini. Miss Thorn. Grazie a voi garantirò il futuro di Londra. La città vi è grata. L'ordine vi è grato. E anch'io. Buonasera, Druk. Ma la Sindone apparterrà a uno solo. T'abbiamo già facilitato il compito. Miss Thorn è già bella e morta. Intanto interrompo questa alleanza.
prometto una lauta rendita vitalizia. Che non le servirà. Non posso fare di più. Il padre della comprensione vi guidi. Sì, cosa c'è? Miss Thorn. Che cosa? Mi spiace, signore, è morta. E la chiave? Dov'è la chiave? Non c'era nessuna chiave sul cadavere. Ah! Huh. Sotto Maraino però, Druk. Dai, ce la possiamo fa. La sindone sarà mia. Dovessi pure scatenare l'inferno per averla. Bruciate la lettera. Gli stiamo mettendo un po' i bastoni tra le ruote. Non so perché ogni tanto, raga, a me mi si sminchiano, mi... E parlano in inglese. Sangue sugli omnibus! Ne prendo uno. A voi, signore. Io dico basta con questa generosità verso gli stranieri. E pensiamo ai veri bisogni di Londra. Una guida sicura. E si impegna a condurci tutti al successo. Mm. Funziona sempre nelle aziende. Così va il mondo. Ma Porello! Ehi! Tu, feccia, trovati un lavoro. Le migliori guardie sul mercato. Il signor Dredge è proprio nei guai. Qualcuno è entrato nel cavò qui accanto? What's all that then? Never a quiet moment in London, I suppose. What? What is that? Hangovers to you, come. I wonder what that's all about. Ma aspetta un attimo. Conosco questa voce. Fry, sei tu? Fry! Continua a camminare senza girarti. Guarda che stai solo sprecando tempo, amico. Bene così. Molto bene. Era più semplice del previsto, raga. Senza fare tutti questi giri di parole era sufficiente cambiare entrata. Perfetto. Bastava dirlo. Mica era così complicato. Potevi dirmi cambia entrata e avrei cambiato. Jacob, sono io, il sergente Aberline. Freddy. Frederick, sotto copertura. Ci sarà una rapina alla Banca d'Inghilterra, ne sono certo. Rapina? È una fortezza. Sì, i ragazzi in centrale credevano scherzassi, ma non sarà divertente per i correntisti. Che c'è dietro? È confidenziale. Ecco. Oh, forza, Freddy. Freddy. Immagina i titoli. Ladri colti sul fatto. Aberline aveva ragione dall'inizio. Beh, forse posso darti un indizio. Ogni trimestre rapinano una filiale della banca, mai la stessa. I ladri vengono riforniti dai mercanti di Cocam. Grazie della dritta, Freddy. È Frederick! E sappi che ti tengo gli occhi addosso! Sì, sì. No, vabbè, raga. Un goccio di tè. Se sapessi che carico era, potrei collegare le armi al proprietario. Ottima idea, Freddy. Freddy.
siamo il punto della spedizione. Dove sono le casse da Cocam per il signor Plutus? Trovo le armi di contrabbando di Cocam. Dovrebbero essere queste. Bene. Eccoci qua. Ah, da dietro. Ma ditemelo. Ma dove diavolo è? Non mi toccherà entrare, mannaggia chi so io. Che sto molto bene. Te. Magari dopo. Allora ragazzi, Jacob mi ricorda tantissimo Ezio come carattere. Forse per quello mi sta piacendo più di altri. Vieni. Troppa gente, raga. Mica si è buggato, raga. E adesso qualcuno recupererà le casse. Molto bene. Vorrei che il nostro tè vada in polvere, vero? Proteggete le casse. Qualsiasi errore vi costerà caro. Non serve gridare, abbiamo sentito. Bene, perché non intendo ripeterlo. Peccato non avere tempo per una pinta. Ehi là, il tè è già preparato? Certo, c'è una miscela speciale. È bello fare affari con i mercanti di Cocam. Ehi, dove sono i soldi? La consegna è domani. Spero bene. Templari. Arrampicarti non serve! No. Oh sì, portami dal signor Plutus.
Okay. Le armi sono qui. Faremo come al solito. Il signor Tupenny apre il cavò. Rubiamo e lasciamo i soldi al suo magazzino. Muoversi! Ci aspettano! Alla Banca d'Inghilterra! Go! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's